Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come avrete sicuramente già capito dagli ultimi video che abbiamo pubblicato, stiamo approfondendo sempre di più il tema della neurologia e abbiamo quindi deciso di fare un piccolo passo indietro e di parlare dell'organo principe del sistema nervoso centrale, ovvero dell'encefalo. Ma come sempre lo facciamo dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo, se non lo foste già, di iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate qui sotto e di attivare la campanella per ricevere una notifica quando usciranno i nostri prossimi video. Ma ora veniamo a noi e parliamo dell'encefalo. L'encefalo è l'organo più voluminoso del sistema nervoso centrale. È contenuto all'interno della scatola cranica ed è suddiviso in tre macroporzioni: il prosencefalo, il cervelletto e il tronco encefalico. Il prosencefalo è formato da telencefalo e diencefalo. Il telencefalo è la porzione più esterna ed è costituita da due emisferi cerebrali e dai nuclei della base. Il diencefalo è a sua volta costituito da cinque porzioni: talamo, epitalamo, metatalamo, ipotalamo e subtalamo. Continuando verso il basso, ovvero caudalmente, incontriamo il cervelletto, struttura adibita alla coordinazione motoria. La terza macroporzione che costituisce l'encefalo è il tronco encefalico, suddiviso anch'esso in tre porzioni. Dall'alto verso il basso incontreremo il mesencefalo, il ponte e il bulbo, chiamato anche midollo allungato. Ma parliamo un po' più nel dettaglio del telencefalo, che per capirci è quello che identifichiamo nel gergo comune come cervello. Il telencefalo, come dicevamo prima, è costituito da due emisferi, uno destro e uno sinistro, suddivisi dalla falce cerebrale e ricchi di pieghe e scissure. Questi due emisferi sono messi in comunicazione tra loro grazie a diverse strutture. La più grande di queste è il corpo calloso. Il cervello è separato dalla struttura ossea del cranio grazie alle meningi, che contengono tra di loro il liquor o liquido cefalorachidiano. Ricordiamo che queste meningi ricoprono tutto il sistema nervoso centrale, midollo spinale compreso. Esternamente, a contatto con il cranio, troveremo la dura madre. Lo strato medio è costituito dall'aracnoide e a contatto con il telencefalo troveremo la pia madre. All'interno dei due emisferi cerebrali sono presenti altre strutture di notevole importanza, e cioè delle cisterne chiamate ventricoli che comunicano tra loro attraverso dei canali e sono adibiti alla raccolta del liquor. La funzione principale dei ventricoli è quella di regolare la produzione e la distribuzione del liquor. Attraverso la comunicazione con il torrente ematico ed il sistema linfatico, sono inoltre in grado di regolare la pressione del liquor all'interno delle meningi. La porzione esterna del telencefalo viene chiamata corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale svolge e regola moltissime funzioni, tra cui la ricezione di stimoli esterni, la memoria, l'attenzione, la consapevolezza ed il pensiero in generale, quindi anche il linguaggio e la coscienza. Essa è suddivisa in quattro lobi ed ognuno di questi è adibito ad una diversa funzione. Come vedete dalle immagini, riconosceremo un lobo frontale, due parietali, due temporali ed uno occipitale. Ognuno di essi sarà delimitato da una scissura. Le due principali sono la scissura centrale di Rolando, che delimita il lobo frontale da quello parietale, e la scissura di Silvio, che delimita il lobo temporale dalla porzione inferiore del lobo frontale e del lobo parietale. Una terza scissura più sviluppata sulla faccia mediale degli emisferi è la scissura parieto-occipitale, che chiaramente suddivide i lobi parietale e occipitale. Bene ragazzi,
Come sempre, trattando queste tematiche potremmo andare avanti a parlare veramente per ore, ma per oggi abbiamo pensato di fermarci qui. Non perdetevi i prossimi video di questa serie perché vogliamo approfondire altri aspetti come la vascolarizzazione encefalica, qualche altro cenno di anatomia e fisiologia, fino ad arrivare a parlare dello stroke. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di farcelo sapere lasciando un like o scrivendoci nei commenti qui sotto. Noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video, qui su Infermieri Online. Ciao!